Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 12. Subito gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, sull'attacco della Russia all'Ucraina. Si combatte a Kiev, spari vicino alla sede del governo. Appello ai cittadini: armatevi di Molotov. Questi sono i titoli dell'agenzia ANSA sul portale che segue minuto per minuto la situazione, l'evolversi di una situazione sempre più grave. Si combatte al nord della capitale. Nella notte i missili russi sono caduti su Kiev. Secondo fonti ucraine, 137 soldati sono stati uccisi. La Russia avrebbe perso 800 uomini. Il presidente degli Stati Uniti, Putin, ha respinto ogni offerta di dialogo. Johnson dal Regno Unito offre supporto a Kiev. La Russia chiude lo spazio aereo ai britannici. Andiamo a leggere anche altre notizie, altri titoli. Tra un po' vi faremo ascoltare le parole del presidente ucraino che dice: siamo soli a difenderci, tutti hanno paura. E vi faremo ascoltare anche un passaggio dell'informativa di Draghi alla Camera. Draghi ha detto che sono pronti 1.400 militari, ulteriori 2.000 sono disponibili. Ha affrontato vari temi della questione della crisi Russia-Ucraina, quello della presenza dei militari italiani a supporto delle operazioni della NATO è soltanto uno degli argomenti trattati, poi c'è quello delle sanzioni e quello in generale della condanna da parte dell'Italia dell'attacco che la Russia ha sferrato da ieri mattina alle 4 ora italiana, alle 6 in Russia e in Ucraina, con i primi bombardamenti. Allora, sentiamo le parole di Zelensky, il presidente dell'Ucraina. За попередніми даними, на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів, поранено 316. Я вдячний усім, усім, хто рятує людей саме зараз і допомагає зберегти порядок в державі. Ворог наносить удари не тільки по військовим, не тільки по військовим об'єктам, як заявляє, але і по цивільним. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено. Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами різних держав, я чув декілька речей. Перше, нас підтримують. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, але конкретно, а не просто словами. Але є й друге, ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. Queste le parole del presidente ucraino Zelensky, ma adesso andiamo ad ascoltare le parole del nostro presidente del Consiglio Mario Draghi nel discorso all'informativa alla Camera sulla crisi ucraina. L'Italia condanna con assoluta fermezza l'invasione, che giudichiamo inaccettabile. L'attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, una violazione dei trattati internazionali. È una violazione dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del governo italiano alla popolazione ucraina e al presidente Zelensky. Ed ecco il discorso di Mario Draghi con l'applauso della Camera. Sentiamo anche le dichiarazioni rilasciate da Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, sulla questione russa, sulle sanzioni e sulla inaccettabile azione
da parte dell'Occidente dell'invasione di Putin, dell'invasione dell'Ucraina che è scattata ieri mattina. Sentiamo Letta. Noi siamo qui in piazza oggi nelle vie di Roma di fronte all'ambasciata russa, tanti cittadini provenienti da tanti paesi, tanti cittadini ucraini, tanti cittadini italiani, provenienze politiche diverse, tutti qui per dire e ripetere che è impossibile, insopportabile, inaccettabile quello che Putin ha fatto. Siamo qui per reagire con forza e per dire che libertà e democrazia non sono principi astratti e per dire che le democrazie saranno più forti rispetto alla follia che ha compiuto Putin, che ha compiuto questo gesto pensando alla debolezza della democrazia. Gli dimostreremo che le democrazie sono molto più forti e non ho dubbi che questa sera a Bruxelles i 27 paesi europei saranno uniti, perché in questo momento l'unità del fronte anti-Putin, anti-russo è fondamentale, e decideranno le sanzioni che sono convinto metteranno in ginocchio l'economia russa, che è un'economia debole, un'economia forte soltanto sul lato del militare e dell'energia. E allora ci saranno le sanzioni saranno anche abbastanza pesanti, devastanti, ha detto Biden. Vedremo l'Unione Europea quale tipo di sanzioni deciderà di imporre alla Russia. E qualcosa ha cominciato a rivelare la von der Leyen, che ha detto: colpiremo il 70% del mercato finanziario russo, diminuiremo le riserve dei ricchi nei paradisi fiscali. La Russia non avrà più accesso ai mercati finanziari più importanti. Prendiamo in considerazione il 70% del mercato russo, lo afferma la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine del vertice europeo straordinario convocato per discutere delle sanzioni contro Mosca. Cercheremo di erodere le basi dell'economia e di diminuire le riserve dei ricchi russi che non potranno più mettere il loro denaro nei paradisi fiscali, aggiunge. Tra le sanzioni, lo stop alla fornitura di parti di ricambio per gli aerei, i tre quarti della flotta aerea russa sono stati costruiti in Canada, spiega ancora. Il Consiglio europeo concorda sulla messa in campo di misure restrittive che impongono massicce e severe conseguenze per la Russia. Le sanzioni coprono il settore finanziario, energetico, quello dei trasporti, l'export di beni e finanziario, la politica dei visti e l'inserimento nella lista nera e con nuovi criteri di personalità russe. È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo, al quale ha partecipato anche Mario Draghi. Andiamo a vedere invece un'ultima ora che arriva proprio dallo scenario di guerra. Andiamo sul sito dell'agenzia ANSA, sul nostro touchscreen, vediamo che c'è un'ultima ora battuta poco fa. Kiev, aspettiamo attacco di carri armati russi e il giorno più nero, quindi si attendono un attacco da parte dei tank russi. E questa notizia sarà battuta alle 12.03, quindi pochi minuti fa, così come un'altra notizia che vi leggiamo è quella che riguarda il calcio italiano che decide, ecco, grazie alla regia vedo inquadrato già in monitor, ringrazio per la tempestività la regia, il gesto contro il conflitto della Federcalcio, calcio italiano via con 5 di ritardo, pronto a prendere le armi, dice Klitschko. Andiamo a leggere il gesto contro il conflitto della Federcalcio in tutti i campionati. L'ex pugile, ora sindaco di Kiev, non vedo alternative, credo nell'Ucraina e nella sua gente. Il Manchester United pronto a sciogliere la partnership con Aeroflot. Lo Schalke 04 ieri ha fatto una cosa simile, ha deciso di togliere dalla maglia il logo, il marchio dello sponsor principale che è la Gazprom, sostituendolo con Schalke 04. Una serie di iniziative stanno arrivando anche da parte dello sport, che può fare la sua parte proprio per veicolare il messaggio di porre fine a questa assurda guerra in Europa. A proposito delle sanzioni che andranno a impattare sull'economia della Russia, ma che avranno inevitabilmente delle conseguenze anche per quei paesi che hanno rapporti commerciali con la Russia, e tra questi c'è l'Italia, e ancora più restringendo il campo c'è il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo Sergio Bini questa mattina con Angela Caino, sentiamo cosa ha detto.
Assessore Bini, la situazione, la crisi internazionale è difficile per tutti. Per il mondo delle imprese del Friuli Venezia Giulia, lei che è l'assessore di riferimento, come stanno vivendo questo momento? Beh, con fortissima preoccupazione. L'alert da parte nostra è massimo e purtroppo non ci voleva. Insomma, siamo usciti da 2 anni molto molto difficili, dettati un po' dal Covid, dalla pandemia. E stiamo affrontando quella che viene definita la tempesta perfetta per quanto riguarda i rincari dell'energia e i rincari delle materie prime. Adesso c'è questo ulteriore problema. Noi abbiamo diverse imprese che lavorano sia in Ucraina sia in Russia. Indubbiamente quelle che saranno le sanzioni pesantissime, almeno così sento dai vari comunicati emanati dai vari leader mondiali, dobbiamo capire quali saranno, come saranno e quanto impatteranno sulle nostre imprese. Adesso andiamo da Angela Caino, che si trova presso la sede di Conf Cooperative Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, buongiorno Angela. Buongiorno Francesco, siamo nella sede della regione. In realtà l'assessore Bini ha appena partecipato alla conferenza stampa promossa da Conf Cooperative per illustrare i risultati di un anno di attività da parte delle cooperative del Friuli Venezia Giulia, un anno segnato dalla pandemia di coronavirus. E l'assessore Bini ha sottolineato in particolare il lavoro che è stato fatto in questo anno difficile per cercare di far fronte agli effetti, alle conseguenze negative della pandemia. Un lavoro di squadra, ha detto l'assessore, che per il futuro ha sottolineato l'importanza di lavorare per aumentare la grandezza delle cooperative. In questo caso, ha detto l'assessore, realtà più strutturate riescono a far fronte meglio alle difficoltà legate l'anno scorso alla pandemia, quest'anno molto probabilmente alla crisi internazionale in Ucraina. E proprio attorno a questi due aspetti è ruotato l'intervento dei vertici di Conf Cooperative del Friuli Venezia Giulia, un'associazione alla quale aderiscono 523 cooperative, sono circa il 60% delle cooperative regionali. Sono stati illustrati i dati dei bilanci del 2021 che ovviamente risultano segnati dalla pandemia, con differenze importanti tra i vari settori. Si va da un meno 3% per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca ad un meno 32,5% per il turismo e la cultura, sicuramente il settore più segnato, più toccato dalle conseguenze della pandemia. E poi invece ricordiamo che di Conf Cooperative fanno parte anche le realtà del mondo del credito, le BCC. In questo caso c'è stato un aumento importante della raccolta globale del 21%. Le cooperative in sostanza in questo anno hanno dimostrato comunque di essere riuscite a tenere, a sopravvivere. Il numero sostanzialmente rimasto lo stesso, ma sono diminuite nettamente le nuove iscrizioni, meno 41%. Per quanto riguarda gli addetti, spicca il numero elevato delle persone che lavorano per cooperative sociali legate anche al mondo dell'assistenza e della sanità, un settore che deve fare i conti anche con la carenza di personale adeguatamente formato. E adesso c'è l'altra sfida da superare, quella legata appunto all'incertezza causata dalla crisi in Ucraina, un'incertezza preceduta nei mesi scorsi anche da un aumento dei costi dell'energia. Allora andiamo a sentire proprio le parole del presidente di Conf Cooperative, Castagnavitz, che ci traccia un quadro aggiornato della situazione guardando un po' anche al futuro. L'intervista e poi la linea allo studio. Presidente, i dati che presentate oggi cosa ci dicono? Qual è la situazione delle Conf Cooperative in questo periodo post-pandemia? Le nostre 523 cooperative associate in questo periodo hanno iniziato un periodo di ripresa. I fatturati sono in ripresa, eravamo abbastanza ottimisti fino a 48 ore fa, adesso siamo un po', non dico meno ottimisti, ma siamo un po'
stiamo un po' guardando cosa, gli eventi mondiali cosa comporteranno su questa tentativa di questa ricrescita che c'è, su questo recupero di fatturato. La nostra previsione era che per il 2022 gran parte dei settori avrebbero recuperato il fatturato post-Covid, mentre su alcuni settori, se penso soprattutto a turismo e cultura, più condizionati ancora dalle misure antipandemiche in vigore, la ripresa era prevista con fatturato post-Covid che torni nel 2023. Ecco, questa era un po' la situazione generale. Ecco. Le ultime 48 ore hanno sconvolto tutto, sconvolto tutti. Le vostre preoccupazioni principali in questo momento quali sono? C'è un aggravio della situazione che era già prima di queste 48 ore, se pensiamo ai costi dell'energia e delle materie prime, perché già c'era un problema dell'aumento del costo dell'energia prima di questi fatti, e sicuramente questi fatti non aiutano, anzi aggravano ancora la situazione. Basta guardare quello che è successo in questi giorni sulla quotazione del metano a livello mondiale, no? Per cui sicuramente questi aumenti incideranno in maniera negativa dal punto di vista dei costi. Se pensiamo che le cooperative mediamente i costi incidono per il 95% dei ricavi, l'aumento dei costi energetici di questa portata possono veramente mettere in difficoltà la ripresa del nostro mondo. Ed oggi è il giorno a Dubai del Friuli Venezia Giulia all'Expo. È intervenuto il presidente della nostra regione Massimiliano Federiga. Vediamo un passaggio del suo intervento. Trieste, noi lo raccontiamo spesso, è la città che ha il più alto numero di ricercatori rispetto agli abitanti di tutta Europa. Noi vogliamo, e per questo la Regione sta facendo delle norme di legge e sta mettendo in campo delle risorse per far sì che questa importantissima ricerca di base presente sul territorio regionale possa trasformarsi sempre di più in ricerca applicata. Chi ha la ricerca applicata, sono grandi paesi, sicuramente sono grandi paesi che sono riusciti a trasformare in impresa la ricerca. Però voglio dire una cosa anche a chi non conosce la nostra regione. Chi ha la ricerca di base presente sul proprio territorio è un territorio e una comunità che riesce a guardare non ai prossimi anni, ma ai prossimi decenni. E questa è la forza che possiamo proporre a chi decide di collaborare e lavorare col Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere qui oggi. Ecco, abbiamo visto un passaggio del suo intervento, ce ne saranno altri che poi vi proporremo nel corso della giornata. Parliamo un attimo di Covid perché oggi è anche la giornata dei dati del monitoraggio. L'Istituto Superiore della Sanità rileva che continua la discesa dell'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale, 552 ogni 100.000 abitanti contro 672 rispetto alla scorsa settimana. Dunque cala ancora anche l'indice di trasmissione RT, nel periodo 2 febbraio-15 febbraio l'RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari allo 0,73 in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,77 e al di sotto della soglia epidemica, lo evidenzia il monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all'8,4% rispetto al 10,4% della precedente rilevazione, il tasso invece di occupazione in area medica sempre a livello nazionale è al 18,5% rispetto al 22,2%. 8 regioni superano ancora la soglia di allerta del 10%, sono Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta. 17 regioni o province autonome sono sopra soglia di occupazione in area medica. Adesso un'operazione della polizia ferroviaria che ha arrestato un latitante nella stazione di Udine. Lo scorso sabato gli operatori della Polfer nel corso di consueti servizi di vigilanza in ambito ferroviario hanno notato un cittadino straniero che si aggirava sul marciapiede con fare sospetto, procedendo alla sua identificazione. Dai successivi accertamenti è risultato che a carico dell'uomo, un giovane 23enne cittadino tunisino, è emerso un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Padova 3 giorni prima per reati connessi al traffico di stupefacenti. Al termine delle procedure il giovane tunisino è stato condotto presso la casa circondariale di Udine. La polizia ferroviaria continua a monitorare costantemente la situazione presso le stazioni del Friuli Venezia Giulia, vigilando in particolar modo gli scali principali dove è maggiore il flusso passeggeri e dove è più probabile possano verificarsi delle criticità.
E dalle ferrovie spostiamoci in autostrada. Ieri la presentazione dello studio, l'analisi degli incidenti sulla A4 nel tratto tra Portogruaro e Sistiana. Oggi torniamo su quell'argomento per affrontare un altro dei temi, un'altra delle tipologie di incidenti che si sono verificati sul tratto autostradale preso in esame nel 2021. Monica Nardini. Il problema dei raccordi autostradali di persone che per esempio hanno preso contromano gli stessi. Il contromano è una ferita aperta in questo momento, perché purtroppo abbiamo avuto due casi anche molto, molto importanti, molto gravi, siamo veramente addolorati. Però c'è da fare un focus speciale sul contromano. È una manovra che sicuramente è la più pericolosa, quella che fa alzare l'adrenalina nelle nostre sale operative. Sappiamo come dobbiamo intervenire, sappiamo quali sono le cose che dobbiamo fare. Posso dire ciò che deve fare l'utente nel caso di un contromano. Generalmente il contromano è una manovra che si sviluppa sulla corsia di sorpasso della nostra carreggiata di riferimento. Quindi, se è possibile uscire dall'autostrada, usciamo dall'autostrada. Se è possibile fermarsi in area di sosta, fermiamoci in area di sosta. Altrimenti procediamo lentamente sulle corsie di destra, anche eventualmente la corsia di emergenza. In questo caso non sarebbe un illecito. Leggiamo attentamente ciò che c'è scritto sui pannelli a messaggio variabile. Per quanto invece riguarda l'analisi del contromano, lei qui mi trova in difficoltà, perché è una manovra talmente aberrante che sì, c'è una genesi, per esempio nella alterazione delle condizioni psicofisiche, ci può essere nel momento di approccio per esempio a una barriera autostradale o al confine di Stato. Però i casi sono così variegati che a questo punto noi non riusciamo a congiungerli con una linea rossa. E adesso rimaniamo in autostrada per notizie di servizio. Secondo fine settimana consecutivo di lavori notturni per la terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto di cantiere tra Albisopoli e Nodo di Portogruaro. Secondo il programma previsto, il cantiere riguarderà la carreggiata ovest verso Venezia, dove i tecnici di Autovie e le maestranze delle ditte appaltatrici saranno impegnati in un'altra fase cruciale del cantiere. Al termine delle operazioni, gli utenti diretti a Venezia, cioè quelli sulla carreggiata ovest, transiteranno sulla vecchia carreggiata est, ma sempre su due corsie, mentre gli utenti diretti a Trieste dallo scorso weekend viaggiano sul nuovo tratto appena realizzato. Terminato questo importante step, nei prossimi mesi il cantiere si concentrerà soprattutto sulla carreggiata ovest. Pertanto, a partire dalle ore 20 di sabato 26 fino alle 9 di domenica 27 verrà chiuso il tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Chi transiterà sull'autostrada A4 provenendo da Trieste dovrà uscire allo svincolo di Latisana, seguire la viabilità ordinaria segnata dalle frecce gialle e potrà poi rientrare a Portogruaro. Nessun problema per chi proviene da Venezia ed è diretto ad Udine o Trieste. Grande serata ieri di musica, grande spettacolo di Elisa a Monfalcone, un concerto regalato alla sua città con incasso in beneficenza. Francesca Santoro era presente per noi all'evento e ha ascoltato il parere, la voce di chi ha partecipato. Sentiamo. In prima fila per il concerto di Elisa? Sì, decisamente. Il primo che rifaceva non potevamo non mancare. Quindi siamo... Da dove vieni? A Firenze. Quindi hai preso il biglietto già per il 6 gennaio e l'hai tenuto per stasera? Esatto, sì. Quindi già lì preso, e tenuto, ripreso e ritenuto. Assolutamente sì. Sì. Tu da dove vieni? Da Firenze. Apposta per il concerto di Elisa? Apposta per il concerto di Elisa, sono arrivata ieri. E sono felicissima. Hai tenuto stretto il biglietto del 6 gennaio? Sì, sì, sì. Sono felice, sì. Tu da dove vieni? Da Brescia. Siete tutti del fan club, immagino? Assolutamente sì. Da tutte le parti d'Italia per questo concerto che doveva svolgersi il giorno dell'Epifania, avete tenuto stretto il biglietto? Assolutamente sì, non abbiamo mollato, noi del fan club non molliamo mai, giusto? Da dove vieni? Verona, magica Verona, ragazzi. Per Elisa. E poi tornerai a vederla all'arena quando viene finalmente. Tre poltronissime già aggiudicate, gioco in casa, ma stasera siamo nella sua terra. Evviva! Cosa vi aspettate da questa serata? Beh, sicuramente è un concerto bellissimo, anche perché aspettiamo da tanto tempo e abbiamo nostalgia di vederla dal vivo e non vediamo l'ora, in qualsiasi modo.
Merita la trasferta questa serata, quindi? Merita tutto, Elisa. Trasferta da dove? Da Venezia. Tu invece da dove? Da Ferrara, però sono di Pordenone. Bellissime immagini e quindi fan in estasi per Elisa. Adesso andiamo ad aprire la pagina sportiva, vediamo il programma delle partite previste per questo turno con l'Udinese che anticipa contro il Milan alle 18.45, si giocherà alle 18.50, come abbiamo detto in questo telegiornale la Serie A scenderà in campo con 5 minuti di ritardo per protesta contro l'azione russa in Ucraina. Eccole qui le partite, oggi se ne giocano due, sono impegnate Milan e Inter. Il Milan affronterà l'Udinese in casa alle 18.50, Genoa-Inter calcio d'inizio 21.05, sempre oggi, tutte le altre partite domani. Siamo pronti a collegarci con Milano, dove c'è Jacopo Romeo davanti al pullman ufficiale griffato Friuli Venezia Giulia. Jacopo, buongiorno. Allora, ultime ore di vigilia di questa partita, prima della partita, come sta la squadra e che ipotesi si possono fare sulle scelte di Cioffi, che recupera anche alcuni elementi? Ciao Francesco, buongiorno a te, buongiorno ai nostri amici da casa. La squadra è mentalizzata sul fatto che al di là delle difficoltà che indubbiamente prospetta la gara contro il Milan, non va lasciato in vano nessun tipo di tentativo per raccogliere punti, perché bisogna anche andare a ridare una sistemata alla classifica. Sappiamo che in merito anche a quelle che sono state le note vicende di giustizia sportiva, l'Udinese ha visto assottigliarsi il margine sulla zona rossa e sicuramente non è al momento una graduatoria che rispecchia i valori della squadra. Ed allora, in virtù di ciò, proprio come ha detto anche ieri ai nostri microfoni Francesco, Mister Cioffi, servirà essere oltremodo solidi, oltremodo compatti, ma anche coraggiosi sul pezzo per provare ad andare a fare un Milan che, soprattutto da quando c'è Stefano Pioli in panchina, anche quando le abbiamo perse le partite, quando l'Udinese non è riuscita a raccogliere soddisfazioni in termini di punti, è riuscita sempre a mettere in difficoltà il Milan. Su questo aspetto lo stesso Pioli, no, l'ha ribadito, l'ha sottolineato anche ieri nella sua conferenza stampa della vigilia. Ed è un tipo di avversario il Milan che l'Udinese ha messo in seria difficoltà, possiamo dirlo, avrebbe tranquillamente meritato anche di portare a casa la posta piena, i 3 punti nel match di andata, la prima gara in panchina di Gabriele Cioffi sulla panchina dell'Udinese. Finì 1-1, ma servì la prodezza di Ibrahimovic al 90esimo. Ecco, una prima buona notizia la incameriamo, cioè che manca Ibrahimovic, ancora alle prese con la tendinopatia, non ha fatto in tempo a rientrare per la gara di oggi. Ci saranno però tanti altri clienti molto molto scomodi: Leao, Brahim Diaz, Giroud, Saelemaekers, tutti giocatori di spessore. D'altronde sappiamo qual è la forza del Milan, altrimenti non è che per caso si è issato in vetta alla classifica. Dal canto suo mi chiedevi dell'Udinese, di quelle che potrebbero essere le variazioni o le scelte del tecnico Cioffi. Diciamo che ieri ai nostri microfoni ci ha confermato che sia Pereira quanto Udoge stanno benissimo, hanno superato i rispettivi problemi, la botta di Verona Udoge, era stato recuperato solo in extremis per la panchina con la Lazio, e il Tucco invece con la Lazio ha giocato una mezz'ora anche di ottima qualità, ha dato subito segnali incoraggianti e chissà che stasera non possa partire da titolare. Quindi, andando per ordine, in porta Silvestri, Becao, Pallovari e Perez dovrebbero essere riconfermati in difesa, Molina, con anche il rientro in piena salute tanto di Udoge quanto di Ziegler, tornerà sulla corsia di destra, e poi Ziegler-Udoge resta sicuramente un ballottaggio per la corsia mancina. In mezzo, se torna Pereira, potrebbe rifiatare Tolgay Arslan, perché la fisicità, l'impatto di Makengo e anche il fatto di avere un interprete in quella zona di campo, il centrosinistra di piede mancino, sicuramente gli dà una mano, diciamo così, in quelle che sono le ipotetiche scelte finali di formazione. Wallace sarà il play, o altrimenti, se Cioffi deciderà di tenersi come arma, e che arma, gara in corso, il Tucu Pereira, rivedremo lo stesso centrocampo che abbiamo visto domenica alla Dacia Arena contro la Lazio. Davanti, anche lì non ci aspettiamo cambiamenti, Beto e De Olofeo sappiamo che sono la coppia d'attacco titolare, Success, preziosissimo,
ottimi segnali anche subentrando contro la Lazio, ma Beto che non vive dal punto di vista realizzativo un buon momento, lo sappiamo, le sue prestazioni sono state un po' più appannate rispetto agli standard elevatissimi a cui ci aveva abituato non appena arrivato qui a Udine, però è chiaro, parliamo di un calciatore forte, parliamo comunque di un bomber, tutti gli attaccanti possono avere fisiologici momenti di calo dal punto di vista realizzativo, e poi la sua capacità di attaccare la profondità, come accadde anche nella gara di dicembre, può essere sicuramente determinante per andare a colpire la difesa del Milan. E poi c'è De Olofeo, Francesco. De Olofeo, grande ex, l'abbiamo rivisto, lo stiamo rivedendo quest'anno sui suoi standard, 7 gol, 2 assist, per lui tanta voglia di fare bene alla gara di San Siro, che l'anno scorso per il problema al ginocchio aveva saltato, e quindi ha doppie se non triple motivazioni per provare a trascinare l'Udinese questa sera. A te. Chiudo, perdonami, visto che tu parlavi, stavo dimenticando una cosa importantissima, la più importante della partita. Tu parlavi della notizia annunciata da Gravina delle gare che, come segno di protesta verso il conflitto ucraino, inizieranno 5 minuti dopo. Grazie anche alla nostra regia possiamo anche andare a vedere il tweet dell'Udinese già ieri pomeriggio, di vicinanza, di sostegno alla nazione, al popolo ucraino, prima squadra italiana, insomma, no, a esprimere, a manifestare la propria vicinanza e la propria solidarietà per lo scempio, insomma, per quello che si sta verificando in queste ore, insomma, ampiamente condannato da tutta la comunità sportiva e non solo internazionale. A te. Grazie Jacopo. E per quanto riguarda il calcio, adesso andiamo in Serie B per sentire le ultime in casa Pordenone nel servizio di Alessandro Surza. Scende in campo domani il Pordenone, che affronterà una delle cosiddette ultime spiagge giocando contro il Vicenza allo stadio Romeo Menti alle ore 14. Una gara vera da dentro fuori, visto che si affrontano le ultime due della classe. Chi perde domani? Praticamente a mezzo piede in Serie C lo Satedino, che quindi vuole assolutamente un successo per provare a dare un senso a questo finale di stagione, anche perché è necessario vendicare il KO pesante subito all'andata. Non ci sarà Davide Dio nel Vicenza con Brocchi, che davanti piazzerà l'ex Udinese Teodorcic, e ci sarà un altro ex bianconero a guidare la difesa, De Maio, arrivato a vestire la maglia dei Lanerossi in questo ultimo mercato di gennaio. Tedino, per rispondere all'esperienza della squadra di mister Brocchi, tornerà ad affidarsi soprattutto a chi è stato out contro il Monza e ha potuto rifiatare proprio per questa importante sfida, e quindi in porta dovrebbe tornare Perisan con Barison, che dovrebbe riprendersi il posto al centro della difesa. A destra ci sarà El Kouakibi, a sinistra Anastasio, in mezzo stesso discorso si rivedrà Pasa, che ha saltato le ultime 3 gare per infortunio. Sulle mezzali ci sono dei dubbi, ma Zammarini e Gavazzi sembrano in vantaggio su Lovisa. Cambiaghi tornerà a fare il fantasista dietro le due punte, che dovrebbero essere di serio l'unico attaccante nell'ultimo periodo ad aver bersagliato la rete in compagnia di Butic. Queste le scelte per un Tedino che, come sempre, ha ricordato che bisogna crederci fino a quando la matematica non dirà il contrario, e allora domani al Menti ci sarà davvero una gara da dentro fuori. Da parte mia è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, Trebi Meteo, e vi do appuntamento con il telegiornale questo pomeriggio alle 16. Arrivederci. Un saluto agli amici di Udinese TV e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Giornata di venerdì che vedrà l'arrivo sull'Italia di una perturbazione nordatlantica responsabile di instabilità su tutto il Friuli Venezia Giulia. Cieli infatti in prevalenza nuvolosi con piogge e rovesci. Vediamo nel dettaglio la situazione sulle province di Pordenone e Udine. Beh, ci attende una giornata all'insegna del maltempo, con cieli in prevalenza nuvolosi e piogge che insisteranno specialmente dal pomeriggio. Temperature minime non inferiori ai 3-4 gradi, massime che toccheranno i 13-14 gradi su entrambe le province. Situazione analoga sulle province di Gorizia e Trieste, giornata caratterizzata da tempo instabile, cieli nuvolosi e piogge rovesci su entrambi i territori, più diffusi in serata, temperature massime fino ai 13-14 gradi. Per dettagli maggiori sul tempo nelle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.